Salve, sono Alfio Patti e sono l'autore di questo libro dal titolo Eretici, avventurieri e cospiratori, poeti siciliani nel travagliato 600. Una ricerca poetica, letteraria, prima per arrivare attraverso i versi di questi poeti che ho trovato, leggendone 34, ne ho trovati 8, che avevano in comune vicissitudini, galere, è vero, sofferenze, perché alcuni erano stati eretici secondo le accuse. E alcuni avevano partecipato a delle rivolte contro il re di Spagna, altri invece erano dissoluti secondo il costume dell'epoca, avventurieri, spadaccini, insomma, ma erano poeti di grande cultura perché scrivevano in italiano colto, conoscevano il latino, il toscano e il siciliano, erano tutti giureconsulti, cioè avvocati sarebbero oggi. E quindi viene fuori attraverso i loro versi, ho costruito la biografia. Attraverso le loro biografie e il contesto abbiamo ricostruito un 600 che ha delle analogie col nostro secolo, il XXI. Ci sono diverse, 4 volte la peste, anche noi siamo attaccati alle pandemie, ci sono rivolte, guerre, anche instabilità. Ecco, un po' preparatorio fu allora il 600 per l'illuminismo del secolo successivo. Io mi auguro che questo XXI secolo sia preparatorio, almeno questi decenni siano preparatori a un risveglio intellettuale e spirituale di cui abbiamo enormemente bisogno. Buonasera, sì. Buonasera, io sono Domenico Seminerio, conosco Alfio Patti da tempo immemorabile, si può dire, almeno 40 anni che pratico con Alfio. Ho sempre presentato i suoi libri, ho scritto anche la prefazione delle poesie e stavolta invece mi ha chiesto di fare la prefazione. Un libro che ha praticamente riportato alla luce 8 poeti siciliani vissuti nel 600 e che abbiamo tutti quanti dimenticati. La cifra che unisce tutti questi poeti è la loro vita, una vita avventurosa, una vita che ha comportato per loro delle enormi sofferenze, perché quasi tutti furono chiusi nelle carceri dell'Osteri e della Vicaria, perché caddero nelle grinfie dell'Inquisizione per i motivi più vari, e nelle loro opere, almeno quelle che ci sono restate, raccontano queste loro vicende dolorose con annotazioni che riguardano sia i carcerieri, il comportamento dei carcerieri, sia le celle dove erano racchiusi, da musi, quei locali sotterranei, sia anche la mancanza di cibo, la mancanza di acqua, la mancanza di pulizia, soprattutto l'abbandono da parte degli amici, perché quando si cadeva nelle mani dell'Inquisizione gli amici si allontanavano per evitare di essere coinvolti. E quindi 8 poeti che hanno lasciato le loro opere in lingua siciliana, una lingua codificata anche nella grafia, una lingua che è una lingua colta. Non è il siciliano del popolo, il siciliano della lingua comune della comunicazione giornaliera, ma una lingua colta che si nutre della conoscenza letteraria dei grandi poeti del 500 e del 600. Questi poeti hanno scritto per lo più ottave, quindi sull'esempio di Ariosto e Tasso, e poi anche delle terzine sull'esempio di Dante, in una lingua che, ripeto, una lingua colta, una lingua che viene padroneggiata da questi poeti con sicurezza e che richiama anche quelli che sono gli stilemi in uso nel loro tempo, ovvero sia il 600, la poesia barocca. E sono tutti poeti che si dilettano in immagini piuttosto fiorite, in giochi di parole, in calembour, cioè tutto ciò che costituiva la poesia del 600. Poeti colti che però non conosce più nessuno. I loro nomi, se chiediamo a persone anche di cultura, destano pressoché stupore, dice chi sono questi qua. E quindi Alfio ha fatto una operazione bellissima a mio modo di vedere, cioè riportare alla luce questi poeti per colmare quello che è una specie di buco nella conoscenza della cultura media nostrana, perché in Sicilia si è convinti che la poesia in lingua volgare nasce alla corte di Federico II,
poi c'è un vuoto totale e la letteratura ricomincia in Sicilia con ai tempi di Verga e di Capuana. Per cui tutti questi secoli è come se in Sicilia non si fosse prodotto niente, e invece non è vero. Abbiamo avuto tanti poeti in lingua siciliana, ed è importante sottolinearlo, che si sono sempre adeguati a quella che era la letteratura nazionale. Quindi un'operazione meritoria da parte di Alfio, che ha trattato questi argomenti da par suo, cioè con leggerezza ma con profondità.